La Sansovino comincia la preparazione pre-campionato presso l'impianto sportivo di Cigiano con la squadra agli ordini di mister Marco Iacomoni, che si presenta con grande voglia di ripartire. Naturalmente il tutto nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza per la tutela degli atleti e staff tecnico, un punto fermo dove il presidente Alessandro Iacomoni ha chiesto la massima attenzione, a cominciare dai test sierologici che si sono sottoposti staff tecnico e squadra prima di iniziare la preparazione alla sanificazione dei locali con tanto di check-in d'ingresso, rispetto della distanza di sicurezza ed evitare assembramenti anche nello spogliatoio. L'entusiasmo non manca e tutti hanno voglia di riprendere, di ritornare a sentire il profumo dell'erba. Del resto si ritorna a sudare la maglia per rincorrere un obiettivo importante. Il tecnico Marco Iacomoni, insieme al suo staff tecnico Raul Bianca, allenatore in seconda, Maurizio Renzi, collaboratore tecnico Marco Sansonetti, preparatore dei portieri, Maurizio Pecorari, preparatore atletico, e dei fisioterapisti Lorenzo Tocci e Luca Chiappetti, hanno curato tutti i minimi particolari per avere la squadra in condizione per l'inizio del campionato. Il gruppo, dopo queste prime sedute di allenamento, ha dimostrato grande professionalità per come è arrivata dal punto di vista fisico per questo primo appuntamento stagionale, dimostrando di aver rispettato in pieno la tabella di pre-preparazione. Del resto, la Sansovina ha anticipato i tempi della preparazione per far recuperare i suoi giocatori dal punto di vista fisico dopo il lungo periodo di stop forzato, per poi gradualmente aumentare i carichi di lavoro. Naturalmente mister Iacomoni lavora per costruire la squadra dal punto di vista tattico, dei movimenti e dell'intesa con un'organica a sua disposizione largamente rinnovata. Il primo obiettivo stagionale è quello di arrivare in condizione al fischio d'inizio del prossimo campionato e valorizzare al massimo i favori del pronostico estivo.